Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Giappolia TV. Oggi è venerdì, quindi facciamo la ricetta giapponese. Oggi farò Sanshoku Dango. Dango con i tre colori. Sicuramente avete già visto questo dango nell'anime o nel manga, perché è famosissimo. Anche buono e facile. Lo mangiamo quando facciamo la pausa o mangiamo la merenda, così. Quindi quando volete fare una pausa giapponese, provatelo. Ok, iniziamo. Allora, questi sono gli ingredienti. 60 g di farina di riso glutinoso. L'acqua per questo 60 ml. 40 g di farina di riso e per questo 40 ml di acqua calda. 5 g di zucchero, polvere di fragola o colorante rosso quanto basta. E polvere di matcha quanto basta. Adesso prepariamo. Allora, prima usiamo la farina di riso glutinoso. Aggiungete l'acqua poco alla volta, mischiando. Così. Adesso usiamo farina di riso. Anche qui facciamo lo stesso procedimento. Mi raccomando, poco alla volta. Guardate, così. Adesso mischiamo. Qui aggiungiamo lo zucchero. Così. Allora, dividiamo in tre. Metti uno in una ciotola, mettiamo polvere di fragola quanto basta. Ok, questo alla fragola è pronto. Allora, adesso facciamo con matcha. Così. Adesso prendiamo l'impasto di ogni colore e formiamo delle palline. La grandezza deve essere più o meno quella di un boccone. Eccole, sono pronte. Adesso cuciniamo. In una pentola o padella portiamo ad ebollizione dell'acqua. Mettiamo le palline di dango ed aspettiamo che salgano a galla. Quando inizieranno a galleggiare, aspettiamo un altro minuto e togliamo le palline. Successivamente le immergiamo in una ciotola con l'acqua fredda e ghiaccio. Ripetiamo lo stesso procedimento per le palline di ogni colore. Quando si saranno raffreddate, mettetele in un piatto. Adesso impiattiamo.
いただきます。Uscito bene, tre colori bellissimi. Si sente tanto profumo di fragola, anche matcha. Buono, buono. È proprio mochi, gommoso. Anche si sente tanta fragola, buono. Però ho messo poco zucchero, quindi non si sente tanto zucchero. Se preferite più dolce, mettete più zucchero. Mangio con tè matcha. Giapponese. Quello bianco è proprio standard, solo mochi matcha. Buono, buono. Anche matcha si sente tanto. Buon profumo. Quando venite in Giappone, se volete provare, anche si vendono al supermercato, tipo Torres Piedini e 100 yen, oppure anche al combini. Ci sono tanti tipi di tango, quindi se vi piacciono fatemi sapere con un commento, faremo un altro. Adesso mangio tutto. Se vi è piaciuta questa ricetta mettete un like e iscrivetevi a questo canale. Anche ogni venerdì uscirà la nuova ricetta giapponese, quindi aspettatela. Anche c'è la playlist, la lascio in descrizione. Grazie mille per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Hona!